Totò schillacci gravissimo. Come sta l'ex calciatore? Le condizioni di salute di Totò Schillaci, simbolo delle notti magiche di Italia 90, stanno destando preoccupazione. L'ex attaccante è stato ricoverato presso il reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo, a causa di un peggioramento della malattia con cui combatte da tempo. Già operato in passato per un tumore al colon, Schillaci aveva affrontato difficili momenti di salute, ma oggi si trova nuovamente sotto stretta osservazione medica. La notizia del ricovero è giunta domenica 8 settembre, preoccupando il mondo del calcio. Dopo un periodo di terapie presso la clinica oncologica La Maddalena, Schillaci è stato portato d'urgenza al pronto soccorso di Palermo. Subito dopo, è stato ricoverato nel reparto di pneumologia, dove è costantemente seguito da un'equipe medica. Per rassicurare i tifosi, la famiglia dell'ex calciatore ha diffuso un messaggio sui social, spiegando che, nonostante le sue condizioni siano gravi, Schillaci è stabile. Totò Schillaci aveva già raccontato del suo difficile percorso contro il tumore al colon. Nel 2022 aveva subito due interventi chirurgici che avevano rimosso la massa cancerosa, ma l'operazione gli ha lasciato segni permanenti. Nonostante queste difficoltà, Schillaci ha trovato la forza di affrontare la malattia e, grazie alla partecipazione al reality Pechino Express, ha vissuto un'esperienza che gli ha dato nuova energia. Tuttavia, la battaglia non è ancora finita e l'ex attaccante si trova oggi a dover affrontare un nuovo ostacolo. Già in passato, Schillaci aveva parlato della sua paura di morire, ma aveva anche mostrato una grande determinazione nel voler continuare a vivere. Dopo aver superato le difficoltà iniziali, era riuscito a ritrovare un po' di serenità. Oggi, con questo nuovo ricovero, tutto il mondo del calcio e i suoi fan sperano in un'altra ripresa. La battaglia è ancora lunga, ma Totò ha dimostrato più volte di essere un combattente dentro e fuori dal campo. Quali sono i tuoi pensieri su questa vicenda? Lascia un commento per condividere il tuo punto di vista. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.